Cosa determina il prezzo di un'azione? Perché un'azione sale o scende? Investor Academy, la prima serie che vi spiega passo passo da zero le basi della finanza personale, dell'investimento e di come operare sui mercati. Io sono Francesco, in questo canale parlo di finanza personale, azioni e criptovalute e oggi nuovo episodio della serie. Parliamo di cosa determina il prezzo di un titolo. Tutto ha un prezzo. Il prezzo normalmente è dato dal mercato sulla base dell'incontro di domanda e offerta. Più c'è domanda, più il prezzo tende a salire se l'offerta non riesce a tenere il passo con la domanda stessa. Più c'è offerta, più la domanda tende a battere l'offerta sul mercato, più il prezzo tende a salire. Più l'offerta tende a salire di più rispetto alla domanda, più il prezzo tende a scendere. Quindi capiamo che domanda è direttamente proporzionale al prezzo e offerta è inversamente proporzionale al prezzo. Qualsiasi strumento finanziario, quotato o non, ha comunque un prezzo. Se parliamo di azioni, sono il metodo principale che hanno le aziende per raccogliere capitali senza fare affidamento su istituti di credito come banche a cui chiedere mutui o prestiti, proprio perché un'azienda emettendo le sue azioni riesce a finanziarsi appunto vendendo queste azioni al mercato. Questo processo è chiamato IPO, Initial Public Offering. In generale viene eseguito questo processo grazie a dei sottoscrittori che in genere sono banche o comunque istituti finanziari che permettono la sottoscrizione a clienti retail e non di questi titoli. La banca si darà una fascia di prezzo alla quale l'azione sarà, diciamo, inizialmente comprabile, dopodiché la valutazione del prezzo dell'azienda sarà data al mercato appena ci sarà appunto l'IPO. Una volta che l'azione sarà quotata, la domanda e l'offerta prevarranno su tutti i parametri precedentemente visti, ovvero il prezzo dato dal sottoscrittore, e quindi il prezzo può letteralmente schizzare in alto o in basso o rimanere piatto dipendendo quindi da cosa il mercato sta cercando in quel momento. Ad esempio, se dovesse emergere uno scandalo, probabilmente il prezzo di quell'azione potrebbe scendere, altrimenti se magari uscisse una trimestrale molto buona il prezzo potrebbe salire molto. In questo momento siamo a novembre 2022 e sta andando avanti la stagione delle trimestrali e quindi in questo momento c'è tanta volatilità sui mercati, proprio perché a fine di ogni giornata di contrattazioni sulla borsa molte aziende fanno uscire i propri utili e questo ne determina magari una salita o una decrescita in borsa. Chiaramente il prezzo non è solo dato dalla domanda e all'offerta, ma è anche dato appunto da fattori esterni come la politica, come gli incentivi fiscali e gli incentivi monetari che la politica sottoscrive per certi tipi di aziende. Parliamo ad esempio, che ne so, per la mobilità elettrica, parliamo per le batterie, per i pannelli solari, per il green in generale ci sono molti incentivi per far salire questo tipo di settore. Oppure parliamo, che ne so, succede una guerra, l'oro sale, tutte le aziende crollano, ma in automatico i cercatori d'oro, quindi i minatori, le aziende che minano oro, si incrementano di valore perché letteralmente l'oro che estraggono lo possono vendere a prezzo più alto. Quindi diciamo, qualsiasi fattore viene scontato nel prezzo dell'azione. Infatti questa è la teoria del mercato efficiente, che è una teoria a mio parere parzialmente vera e però aiuta a capire moltissimo come funziona il mercato, ovvero che qualsiasi cosa che è uscita, che è reperibile online, che comunque è di pubblico dominio, il mercato l'ha già scontata. Se c'è invece una notizia che solo gli insider sanno, quella notizia può far salire o meno il titolo. Appunto, se si parla di uscirà il nuovo iPhone il 20 ottobre, probabilmente non è che il 20 ottobre il prezzo di Apple schizzerà o scenderà. Perché questo? Perché è già scontato nel prezzo che ci saranno molte aspettative e queste molte aspettative potrebbero essere prese in pieno, stupite a rialzo oppure deluse a ribasso. Ma comunque si sapeva già che sarebbe uscito un iPhone. Infatti sui mercati di solito si dice buy the rumor, sell the news. Cosa significa? Che quando c'è una voce di corridoio che dice, che ne so, che questo sarà il miglior iPhone di sempre, quello secondo questo tipo di pattern è il momento di comprare Apple, e il momento di vendere è appunto quando c'è la news ufficiale, quindi il giorno stesso della presentazione vendere. In questo caso infatti si tende a vendere in faccia a chi sta entrando all'ultimo momento perché ha appena saputo la news, e letteralmente quindi ci riesce a fare un profitto molto più alto rispetto alle persone che sono entrate e probabilmente vedono già una perdita. Infatti questa è la strategia che utilizzano la maggior parte degli investitori istituzionali o comunque dei grossi fondi, proprio perché utilizzano delle exit liquidity, si dice, cioè creano delle strategie per riuscire a ottenere liquidità nella controparte opposta, quindi loro vendono e qualcuno deve comprare per poter permettere al proprio trade di essere liquido. Detto ciò, il prezzo di un'azione determina in automatico la sua capitalizzazione, ovvero se un sottostante viene messo per 100.000 pezzi al prezzo di $5, vuol dire che la capitalizzazione sarà di $500.000. Questo implica quindi che quando noi vediamo un'azione come, che ne so, Apple, che quota $130, e un'azione come BlackRock che quota $600, non è che BlackRock vale 5 volte più di Apple, semplicemente bisogna confrontare la capitalizzazione
valutazione per vedere se la valutazione è corretta o meno. Per questo motivo qua spesso le azioni fanno uno stock split, ovvero se raggiungono valutazioni per singola azione troppo grandi, dividono la propria azione in frazioni di quest'ultima, che hanno tutte lo stesso valore chiaramente. La capitalizzazione rimane invariata, però diventano più facili da comprare per i retail traders. È il caso di Apple, che fa spesso stock split quando sale un po' troppo, è il caso di Tesla, è il caso di Google ultimamente, ma comunque sono delle strategie che utilizzano le aziende per essere più facilmente comprabili. I prezzi bid e i prezzi ask sono il prezzo più alto e più basso a cui un acquirente è disposto a comprare un titolo. C'è di solito uno spread tra questi due prezzi. Ad esempio, sono disposto a comprare un'azione Apple dai 128 ai 135 dollari. Questa può essere una differenza sostanziale tra il prezzo di mercato e il prezzo a cui si è disposti a pagare un sottostante, proprio perché in questo modo si riesce a determinare una strategia e soprattutto il margine che si può ottenere vendendo poi l'azione in profitto eventualmente o in perdita. Ma come faccio a scegliere un asset su cui investire? Ne parleremo in altri video. Sta di fatto che ci sono due categorie di valutazioni: si può fare analisi tecnica e analisi fondamentale, e all'interno di quest'ultima si possono fare moltissime strategie. L'analisi tecnica, sto già facendo un piccolo corso molto base sul canale, comunque è semplicemente la teoria che sta dietro allo studio dei pattern di prezzo passati, al fine di poter prevedere, a seconda con la statistica alla mano o comunque grazie all'utilizzo delle esperienze sui mercati, dove andrà il prezzo, senza contare i 20 terzi. Mentre l'analisi fondamentale è l'analisi che si basa sul bilancio dell'azienda e sui fondamenti che possono portare a un incremento del prezzo derivato dal fatto che si possa generare più denaro. Ci sono vari tipi di analisi fondamentale: c'è l'analisi dei multipli di bilancio, ovvero prendere dei parametri, sono dati a bilancio degli ultimi bilanci passati, confrontarli col mercato e vedere se l'azione appare sopra o sottovalutata. E poi c'è l'analisi fondamentale basata su revenue, quindi ricavi, EPS, quindi utili per azione, o free cash flow, che permette di determinare la valutazione e il prezzo sulla base di quanto cash o quanti ricavi o comunque quanti soldi l'azienda riesce a generare nell'arco temporale di un esercizio. Questo quindi implica che il prezzo che io sono disposto a pagare per un'azione sia diverso dal prezzo che è disposto a pagare Luca per un'azione, e per questo motivo qua è molto molto complesso riuscire a determinare un prezzo univoco, e appunto per questo il mercato tende a fluttuare, proprio perché il prezzo che io decido che sia adatto per un'azione non è detto che sia lo stesso prezzo a cui Luca è disposto a comprare quel sottostante. Quando compro un'azione, in questo caso, o comunque un prodotto, un asset, ci sono vari tipi di ordine che posso fare a mercato: sono l'ordine limite, l'ordine a mercato, l'ordine stop loss e il stop limit order. Con il tipo di ordine limite io faccio da market maker, ovvero io decido un prezzo al quale sono disposto a comprare il sottostante e in quel momento io piazzo l'ordine. Quindi sull'order book, cioè sul libro mastro degli ordini del mio broker, ci sarà in sovrimpressione questa sorta di ordine che verrà fillato qualora il prezzo andrà a toccare quella zona lì. In questo modo quindi io mi assicuro che se l'azione sta a 10 dollari e io voglio comprarla a 9, se un giorno dovesse toccare i 9 dollari e io non sono sul pezzo, comunque l'ordine viene fillato. Però c'è anche la probabilità che quell'ordine non venga fillato, e quindi lo stop limit order non è sempre un tipo di ordine che va a buon fine. Se vogliamo avere la certezza matematica che il nostro ordine vada a buon fine, però abbiamo anche la difficoltà di entrata data dal fatto che se entriamo in qualsiasi momento non potremo mai avere il nostro prezzo ideale, è l'ordine a mercato. L'ordine a mercato è semplicemente dire: compro ora a qualsiasi prezzo che il mercato fa. Chiaramente se vediamo che l'azione è a 10 dollari non è che a qualsiasi prezzo allora il broker me la compra a 260, si basa sul fatto che ci saranno dei market taker che hanno piazzato ordini limite, e tramite un processo algoritmico di associazione di domanda e offerta il mio ordine verrà reindirizzato su qualcuno che mi sta vendendo quella cosa a un dato prezzo. Infatti si può piazzare un ordine limite anche di vendita, come si può piazzare un ordine limite di comprare, come si può entrare al mercato per comprare o per vendere, la stessa cosa. Si può anche fare un ordine stop loss, ovvero piazzare un ordine che può essere anche un ordine limite, un ordine a mercato, qualsiasi tipo di ordine, e piazzare uno stop loss o un take profit. Vuol dire che con uno stop loss io pongo fine alle mie perdite e con un take profit pongo fine ai miei guadagni. Letteralmente è un punto del grafico inferiore al mio prezzo di entrata, lo stop loss, e superiore al mio prezzo di entrata, al take profit, all'interno del quale la mia posizione viene chiusa parzialmente o completamente al fine di ridurre le perdite o i guadagni, e quindi permettermi di uscire da un'operazione se qualora stessi guadagnando e a un certo punto raggiungo il mio prezzo strike e quindi decido di uscire, o se sto perdendo soldi e non voglio perderne di più, io piazzo un ordine limit stop loss, e in questo caso appunto
appunto, riesco a chiudere l'operazione anche se magari in quel momento il prezzo sta scendendo di più, io riesco a proteggermi da quella discesa. Chiaramente, come tutte le cose, se io non vendessi non sarebbe una perdita dichiarata e quindi non avrei effettivamente perso quei soldi. Però spesso l'ordine limite stop loss permette di porre fine alle perdite ed evitare di rimanere incastrati in trade più grandi di noi, perché spesso è molto difficile gestire una perdita e la mente umana preferisce no, resto dentro perché tanto tornerà su, e questo implica che magari il sottostante scende di più e tu hai perso più soldi, il doppio o il triplo. Dopodiché ci sono anche gli ordini che possono essere giornalieri o più sul lungo periodo, quindi posso dire che questo ticker per questo ordine rimarrà aperto solo oggi o verrà aperto per più giorni. Detto ciò, questo era l'episodio di oggi, io spero vi sia piaciuto. Io sono Francesco, in questo canale parlo di finanza personale, azioni e criptovalute, mi raccomando iscriviti al canale, porterò sempre più video, porterò sempre più contenuti, spero che i contenuti vi piacciono, spero che queste serie vi piacciono, che vi stiano facendo capire di più i mercati eccetera. Mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale Discord, dove parliamo ogni martedì con una live, facciamo un briefing dei mercati, ci sono dei bot automatici molto interessanti e una bella community si sta sviluppando, siamo più o meno 100 membri. Detto ciò, vi saluto, magari mi raccomando ragazzi, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.